Piazza della Valdichiana, siamo un magazine della zona che ogni anno collabora da praticamente una decina di anni, se non sbaglio, con il Live Rock per, diciamo, creare dei contenuti social. Quest'anno, come da un po' di anni, facciamo queste interviste rock e dall'anno scorso abbiamo deciso di dargli, di seguire le tematiche che ci sono nei manifesti. Quindi quest'anno la tematica è quella del cosmo, perché Live Rock ha deciso di, diciamo, esplorare tutto il cosmo della musica, e quindi noi cercheremo con questa intervista di creare la tua capsula da portare con noi in questo viaggio spaziale, che così quando fra un po' di tempo la riandremo ad aprire sapremo effettivamente chi era Lina Simons. Allora, iniziamo a costruire questa intervista. Sicuramente ci vuole una mini presentazione iniziale, ok? Una presentazione, però fai conto che la stai facendo ad un alieno, un extraterrestre, che qui non sa neanche bene che cos'è la musica, come quello che tu stai cercando di spiegargli. Quindi chi è Lina Simons se te lo dovessi spiegare ad un extraterrestre? Ok, però prima che... Allora, devo... cioè, questo extraterrestre capisce la mia lingua? Sì, partiamo da questo presupposto. Parlando. No, okay. Ti chiedo di tenere il microfono. Ok, certo. Quindi devo spiegare ad un extraterrestre chi è Lina Simons. Allora, ciao extraterrestre. Lina Simons è un essere umano. Tu no, but it's ok. Non facciamo discriminazioni qua. Sono un essere umano che usa la sua voce per dire cose. A volte queste cose sono serie, molte delle volte no. Ad alcune persone piace sentirmi dire queste cose, eh? E di solito sotto c'è una musica, altre volte no. E yeah, ecco cosa faccio, praticamente dico strunzate la mattina a sera. Yeah, ok. Posso dire che adoro questo cambio di accento dal napoletano, cioè, è il volo altissimo. E proprio parlando di volare e di fluttuare, andiamo a pensare a quello che sarà il viaggio nel cosmo. Pensa a un tuo brano che dovrai ascoltare per tutto il viaggio. Non so se è presente How I Met Your Mother, la serie, che Marshall dentro la macchina ha bloccato la cassetta di 500 Miles e quindi ascolta continuamente quella. Più o meno qual è il tuo brano che ascolteresti all'infinito? Oh my god, ok. Allora, io sono una persona molto hype, quindi se fossi nell'universo, cosmo, whatever, deve essere per forza un pezzo like ritmato, che mi metta di buon umore e che mi faccia sentire una persona cazzuta nel frattempo, because bitch, I'm in the fucking cosmo, like. Quindi direi nuda, yeah, yeah, nuda, un mio nuda, yeah. Vai, e torniamo un attimo sulla Terra. Pensa alla tua carriera, diciamo, quella che è stata fino ad ora. Qual è il ricordo un po' più rock, proprio che si associa alla parola rock della tua carriera, che ti viene in mente e dici quello è proprio quando potevo fare un po' la rockstar in quel momento? Oh my god, I got this, ok. Allora, il momento in cui ho fatto la rockstar è stato quando sono salita sul palco del primo maggio e stava praticamente diluviando, e allora ho testato all'inizio il palco per capire se mi sarei spaccata la testa o no. Appena ho capito che non mi sarei spaccata la testa, sono partita, mi sono menata alla passerella la Naomi Campbell. Infatti, se andate a vedere i video vedete proprio la mia camminata, che sbeggia, I was like hell yes, now I can do this. Quindi sì, quello è stato il mio momento da rockstar, yeah. Perfetto. Allora, ritorniamo invece Cosmo, parliamo di allunaggio. Uno degli aneddoti che è rimasto forse più, diciamo, nella storia dell'allunaggio è la prima foto dell'uomo che mette piede sulla luna, e quello, diciamo, è un po' il ricordo simbolico, ma tutti noi abbiamo le foto che ci fanno ricordare i momenti più belli della nostra vita, anche quelli più brutti, un po' significativi, e soprattutto mi viene a pensare quel telefono in mano, tendo sempre a fare una foto per anche brutta per ricordarmi il momento. Pensando alla tua carriera, ti viene in mente una foto ed un esatto momento in cui hai detto ce l'ho fatta? Cioè, che nel momento in cui hai detto ce l'ho fatta, questa carriera posso portarla avanti, c'è quella foto, quel momento? Ma
deve essere una foto che mi sono fatta io oppure una foto che mi hanno fatto qualsiasi ricordo, diciamo, stampato lì. Ok, ok. Ah, c'è una foto di quando ero piccolissima, stavo davanti al karaoke, cioè a casa, davanti allo stereo, proprio lo stereo enorme, e facevamo di solito il karaoke e a casa, e c'è una foto di me dove porto il rossetto fucsia e sto io col microfono, con la bocca aperta, che canto tutta truccata, e ogni volta che guardo quella foto penso, non ce l'ho fatta, ma che ce l'avrei fatta già da allora, like I already knew it. Da quando ero una creatura, I was like, I knew it, I was born to do this shit. Like, fuck we talking about. Quindi sì, quella è la mia foto. Bellissimo, bellissimo, stupendo. Allora, prima di lasciarti andare, le ultime due domande, velocissimamente. Abbiamo parlato della tua carriera, delle tue canzoni, andiamo un po' a esplorare anche quello che ascolti. Quindi ti vado a chiedere una canzone che ascolti mentre ridi, una che ascolti mentre piangi, e poi c'è quest'altra che qualcuno giustamente mi ha detto, ma io non ascolto niente, quella mentre fai l'amore, perché siamo romantici, quindi ci piace questa palla. Ok, ok, vabbè, queste canzoni cambiano spesso in base, cioè cambiano spesso, però una canzone che ascolto mentre rido è Let It Happen di Tame Impala. Una canzone che ascolto mentre piango, God, I don't know, direi ancora Let It Happen dei Tame Impala, perché è una canzone così perfetta che o l'ascolti quando ridi o l'ascolti quando piangi, è la stessa cosa. E una canzone, vabbè, che c'è l'amore, Adore di Miguel, it's so good, that song is so good, well, oh my God, oh! Oh my God, that's like so... Oh! Lo riprendo, lo riprendiamo. Allora, ultima domanda, così poi rientriamo in questi 10 minuti e ti lasciamo andare sul palco. Mi raccomando, fai anche qui prova del piedino prima di salire, perché esatto, questo tempo ci hanno detto che avevano coperto tutto con il nylon praticamente, però nel dubbio testiamo un attimo prima di salire. Allora, abbiamo costruito questa capsula viene mandata nello spazio, fra 20 anni probabilmente la mia sostituta della Rock andrà ad aprirla e una volta aperta cercherà il tuo nome su internet. Qual è il titolo del primo articolo che le compare? Visto, fai la ricerca su Google, cerco Lina Simons, qual è il primo articolo fra 20 anni che parla di te? Qual è il suo titolo? Lina Simons, il mito, punto, la leggenda, punto, the baddest bitch ever in Italy, punto, that's the title, lungo but easy to remember, ok, bye. Direi perfetto, e ultima cosa, ti chiediamo un saluto al Live Rock, perché ora fra poco ascolterai due persone che sono Tommaso e la Lalla, che saliranno sul palco e urleranno un buonasera Acquaviva come da tradizione. Quindi chiediamo anche a te di fare un saluto al Live Rock e ad Acquaviva. Ok. Ciao Acquaviva, ciao Live Rock, here's Lina Simons. Ok cool, bye. Bye.